Gente, ed eccomi qua in un nuovo video. Ok, urlo perché non c'è nessuno in casa, ma solo io e mia figlia. L'ansia. Scusate che è un po' di casino in mezzo perché voi lo sapete meglio di me, quando c'è una bambina non si capisce un cavolo in casa. Ok. Allora, ragazzi, scusate, non potevo fare il vlog del carnevale perché fuori al corso l'hanno fatto a Scampia. Però ve la faccio vedere, lo stesso è la mia patatona vestita da Nemo. Eccolo qua. E adesso qua. Ora devo andare in chiesa perché devo andare a fare il corso di cresima. E niente, vi ringrazio dal profondo del cuore che sono arrivata a 193 iscritti. Non ci posso pensare. Io spero che arriverò ancora più là, più avanti, così ci riconosceremo di più, ci rincontreremo qualche giorno. Sì, a mamma. Ok. Ci rincontreremo qualche giorno e non vedo l'ora. Non so se mi sta bene questa maglietta, mi è un po' corto. Vabbè, queste qua, le magliette, l'unico difetto che hanno queste maglie è che si distinguono lavate, lavate, lavate. Ah! Che fuori, mi sono dimenticata di dirvi, però ora è lavata. Ora è lavata, perché l'ho dovuta lavare e puzzava di chiuso. Mi sono comprata il tutore di la Rina Kuma. Bellissimo, vi metterò la foto qui come mi sta, qui o qui, è bellissima, è della Rina Kuma, non è della Rina Kuma originale perché non l'ho trovata, devo trovare la sua, ma non ancora lo devo trovare, però un negozio ce l'ha identica, ecco sì, lei ce l'ha identica questo negozio, c'è un sacco di tutoni a 10 euro, pensate un po' a 10 euro, sto facendo pubblicità al negozio, a 10 euro già da qua. Me la sono comprata perché ho detto ok, se vado su Amazon costa sui 25-30 euro, però io la volevo subito, all'istante, immediatamente. Vabbè. Che devo fare? E l'ho presa subito, ho preso la... Essendo che voi sapete meglio di me che quei tutoni sono larghissimi. Però in pratica le tasche mi arrivano sulle ginocchia, se ho capito bene, le tasche sulle ginocchia. Però ho preso la taglia XL perché la XXL era troppo larga. Volevo prendere la L, ma poi la L mi andava troppo stretta perché ve l'ho detto, ho fatto dei coscioni così, mangiando così. Ho dovuto prendere la XL. Poi vabbè, c'aveva il gatto nero, c'aveva il gatto, la giraffa, la mucca, già che una volta c'ho avuto il pigiama della mucca, non so se qualche volta nei video sono uscita, ma io esco sempre con il pigiama addosso, penso che l'avete visto. E in pratica ho preso la linea Kuma perché c'avevo proprio identica la linea Kuma. Poi devo andare ancora a prendere quella là della Pikachu, del Pikachu. Voi lo sapete ragazzi, io non faccio video specifici molto di qualità perché io avevo pensato di prendere le cose un po' alla volta perché vorrei diventare tipo una youtuber, diciamo professionista, perché ok, mi sto conservando i soldi, se tutto va bene mi vorrei prendere la luce per la telecamera e la telecamera della Canon, se riuscirò a prendere la telecamera o la fotocamera della Canon. Può essere che riuscirò a fare le qualità del video un po' più meglio del rispettivo cellulare, ovviamente. Poi comunque mi devo comprare un computer, però questo arriverà pian piano. Vieni qua. Queste cose li farò un pian piano. Per ora voglio prendere solo la telecamera, quella là, a cerchio LED, però che va vicino al cellulare, così la luce è più forte. Un attimo solo che mi scuola il cellulare di là. Ok, era mia sorella Alessia. Comunque, vi stavo dicendo, per ora devo comprare solo il LED rotondo che arriva vicino al cellulare. E si attacca al cellulare. E per ora, facciamo per ora, tramite, di fare il maggior video più, diciamo, di qualità più migliore di luce. Poi devo comprare una treppiedi per mettere il cellulare sopra perché comunque per me ora il cellulare è come fosse una videocamera che è buona in pratica.
Per ora con questa sto facendo i video e spero che mi vedete. Vediamo se mette a fuoco. Sì, lei che vuole le scarpe. Ok, vediamo se mette a fuoco. Ecco. Comunque vi stavo dicendo, vorrei fare pian piano più video, un po' più qualità, un po' più migliori. E vediamo un po' pian piano. No, sto sporca. Pian piano vediamo cosa possiamo fare. Pian piano. Però già che sono arrivata a un bel livello di iscritti, sono veramente contenta. Poi, che devo parlarvi più? Ah, poi dovrei andare, se tutto va bene, se mia madre mi mantiene la piccolina, perché di solito mia mamma pure c'ha da fare delle cose sue. Aprile, se riesco ad aprile, perché ad aprile fanno il Comic Con qua a Napoli, sarebbe all'Oltremare. Sì? No. Che sto dicendo? Come si chiama? Oltremare, stavo dicendo Oltremare di Riccione, pensavo. Il Comic Con al... vabbè, penso che chi è di Napoli sa, adesso per ora non mi viene, e dove andare lì. Il biglietto, come ha detto mia cugina, costa 25 euro, e io giustamente andrò con il tutone della Rina Kuma, perché comunque come vestiti non sono molto fantasiosi, perché non è che mi piacciono molto i manga, non vado molto matta per i manga. Quello che comunque vado matta è la roba giapponese, e appunto qualcosa della Rina Kuma, qualcosa della della Rina Kuma, poi non mi ricordo atti cartoni, perché sinceramente io sono negata. Un attimo solo, Chiara. Monella, ok, non mi ricordo molto i cartoni magici giapponesi, io chissà che. Però l'unica che vado comunque più matta è della Rina Kuma, perché c'avevo pure una cover della Rina Kuma, c'avevo un po' di cose della Rina Kuma. Però l'unica cosa manga, credo che sia manga, non lo so se sia manga, perché non è che sono molto pratica di cose manga. Però l'unica cosa che veramente vado matta, andavo matta, perché ora ho finito di fare tipo collezione. La roba della Sailor Moon è di Sakura. Io c'ho un sacco di cose della Sailor Moon, un sacco di cose. Però non ce l'ho adesso, perché comunque, nel senso che ce l'ho tutti scatolati e non so dove metterla, perché non ho una stanza o un soggiorno che potrei mettere le bambole della Sailor Moon. Però un sacco di cose di Sailor Moon. E comunque io vorrei andare lì al Comic Con e comprare altre cosine sfiziose. Vediamo un po'. E dove farvi vlog di Comic Con, se tutto va bene riesco ad andarci. Devo andare a Comic Con ad aprile. Già, dai, vieni qua. Poi che dovrei fare più? Credo niente più. Devo fare il video dei miei amici, che devo andare al compleanno di un mio amico. Anzi, il mio amico, in pratica è pure il mio amico adesso, ovvio. Non ci posso andare il 25, devo fare anche un video lì. Non ci posso andare perché c'ho un altro compleanno nello stesso giorno. Può essere che gli orari riuscirò ad andarci, ora vedrò un po', faccio sapere un po' gli orari. Speriamo che ce la faccio, così almeno mi sparto di qua e di là, o se no lui va di là, io vado di qua. E niente, ho fatto solo questo video per ringraziarvi di tutti questi iscritti. Scusate, sto vedendo la piccolina che cavolo combina. Vabbè. Poi un'altra cosa, ho comprato la Xbox, veramente mio marito l'ha comprata. Io ho comprato solo il gioco di Crash, però non quello vecchio, il Crash normale. E mi devo ancora imparare a fare qui. Io sto qua e qua è stato il gioco. Vediamo un po' com'è. Ragazzi, sono negato con i video, scusate. Io so fare solo i video normalissimi come tutti gli altri. Non so neanche mettere l'immagine di copertina. Pensate un po'. Lei che sta litigando col cane. Va bene. E niente, raga, io vi saluto qua.
Un bacione grande grande. Vi metterò la foto qua o qua all'inizio del video, faccio vedere la tuta che ho comprato. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!